Le pinze frantumatrici demoliscono quello che una volta era l'asilo nido comunale Brontolo. Ruspe in azione in via Vittorio Corsio a Centocroci di Mondolfo per la realizzazione della nuova struttura più moderna e funzionale che accoglierà 60 bambini. Lavori in opera già dalla fine del 2023 e che dovranno concludersi entro dicembre 2025. Il tutto grazie ad un importante bando del PNRR che l'amministrazione si è aggiudicata per un importo di 1.848.000 euro. Sì, proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido Brontolo qui nel quartiere di Centocroci, un progetto di 1.848.000 euro, finanziamento ottenuto da bando PNRR, che ci permetterà di realizzare una nuova struttura più grande rispetto a quella esistente, adeguata dal punto di vista sismico e dell'efficientamento energetico, e che ci permetterà di ampliare i servizi educativi per la fascia d'età 0-3 anni. Quindi creeremo una struttura innovativa per dare ai più piccoli spazi nuovi e confortevoli. E in questo periodo, nel periodo di lavori, il servizio di asilo nido Brontolo viene svolto nell'ex scuola di via Damiano Chiesa a Marotta, una struttura fatiscente, abbandonata da tanti anni, che negli scorsi mesi abbiamo recuperato, e quindi da gennaio svolgiamo lì il servizio di asilo nido. Siamo molto orgogliosi perché come amministrazione comunale questo era il nostro obiettivo, cioè quello di rendere la città ancora di più a misura di famiglie e di bambini, e questo progetto ci permetterà di andare in quella direzione. Oltre ad una struttura più grande, in questo lotto saranno previste delle aree verdi e per svolgere al meglio il servizio, e sarà prevista anche la realizzazione di nuovi posti auto.